Bene, per quanto riguarda il Pizza Talent Show, è il momento della Puglia, esattamente Francavilla, questo Baldo giovine. Di che anno sei? 88. Dell'88, quindi proprio non Baldo giovane, Baldo giovanissimo, insomma, che quest'oggi si esibirà in una pizza. Che tra l'altro hai chiamato Diavolo di Tropea. Diavolo di Tropea, sì. Con la salsa di pomodoro, quindi abbiamo una pizza con salsa classica, sì, mozzarella, sì, di bufala, salame piccante, basilico, cipolla di Tropea fritta. Sì. Ecco perché il nome Tropea, diciamo, Diavolo di Tropea. Tropea perché la della cipolla serie è... Baciami prima, insomma, sì, no? Ecco. Non è una pizza che di solito prendono i fidanzati, è no, vero? Ecco. No, ecco, le comitive o gli uomini che hanno ormai anni di matrimonio con la propria moglie, non la vogliono baciare e prendono una pizza Tropea, per piacere. Senti, da quanti anni fai questo mestiere? Questo, cioè, professionalmente da 6 anni. 6 anni. Però sono già da quando avevo 7 anni che praticamente faccio l'impasto a mio padre. È come la famiglia dei Circensi, cioè poi proprio non esiste che uno vada da un'altra parte, no. Cioè rimane nel mondo della pizza, è veramente stregante, com'è, è vero? No, proprio. Sì. Francesco, Gianluca, Lippi. Ti piace per la creatività, mi dicevi, questo, sì, sì, questo sì, mestiere? Per la creatività è di usare solo prodotti pugliesi, perché io amo la Puglia e mi va di usare i nostri prodotti e di valorizzarli. E questo. E tu sei tra l'altro titolare, sì, insieme a mio fratello, che, sì, 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 che è la corte dei vescovi a Manduria. Sì, quindi un piccolo agriturismo di 120 posti a sedere. Cipolla di Tropea fritta, signore e signori, eccola qua, arriva il baciami dopo, baciami prima, e lui abbonda. Francesco Gianluca Lippi, siccome ci sarai su YouTube, sì, con un video di circa 3 minuti, dovrai in questo video, e noi prenderemo il meglio di te, spiegare, sì, per quale motivo devono cliccare mi piace. Ti ricordo che un mi piace vale 5 punti, quindi okay, insomma non è poco. Vai, lascio a te, lì. Ok, niente, io volevo solamente dirvi che io ci metto passione e amore per questo lavoro. E da quando ero piccolo, ripeto che... ci metto tutto l'amore che posso. Oltre alla cipolla. Oltre alla cipolla. È una cosa bella. Quindi impegnati anche nella seconda fase, mi raccomando. Ciao caro. Okay, ciao. E in bocca al lupo. Okay, ciao.